Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ok, scusate questo outfit, ma sono appena tornato dal mare e volevo fare questo video il prima possibile prima di fare una doccia, però almeno ho questo bellissimo cappellino della Juve, guardate che brutti capelli che mi ha regalato la mia ragazza per il compleanno. Veramente molto figo, l'ho fatto vedere anche su Instagram, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate. Chiusa questa piccola parentesi dedicata al sottoscritto, parliamo di Juventus e parliamo soprattutto di Moise Kean, perché oggi sarà il protagonista assoluto del video, dato che è arrivata l'ufficialità della sua cessione all'Everton. Ne avevamo già parlato, sapevamo che c'era stata questa forte accelerata del club inglese per assicurarsi le prestazioni del nostro ragazzino, del nostro giovane italiano, prodotto della cantera bianconera, che lascia la Juve definitivamente dopo tantissimi anni, dato che è cresciuto, è stato formato, ha esordito, ha giocato con la maglia bianconera addosso per una vita, aveva ho fatto qualche prestito in Serie A, tipo l'Hellas Verona. Poi l'anno scorso, per dire, io ricordo bene che mi chiedevo, cavolo, ma dove andrà a finire Moise Kean, dato che il mercato sta finendo, ce l'abbiamo ancora in rosa, è un giovane che va fatto giocare, va fatto crescere, va prestato, bisogna cercare di valorizzarlo poi per il futuro, per vedere se potrà tornare alla Juve. Invece la Juve ha detto no, questo lo teniamo qua, lo facciamo giocare con i grandi, perché giocando con i grandi si diventa più forti, giocando con i forti si diventa più forti. Forse ha avuto ragione, io non pensavo di poter mai vedere Kean neanche un minuto in Serie A, invece sappiamo che è stato veramente importante, dato che ha fatto qualche gol nella corsa a scudetto, nel periodo in cui è mancato Cristiano Ronaldo e in cui era venuto fuori appunto lui, e addirittura quando ad Amsterdam ce la siamo giocata con l'Ajax, che è entrato nel secondo tempo, o forse era a Torino, comunque nella doppia sfida con l'Ajax, ricordo bene che speravamo nel gol di Kean, dato che era in un momento di forma strabiliante, sembrava che ogni pallone che toccasse potesse diventare un potenziale pericolo per gli avversari. Eppure Kean se ne va dalla Juve, non ci ha pensato tantissimo la Juventus, l'ha fatto partire, avevano detto 40 milioni di euro, io lì pensavo che fosse un'offerta veramente importante, alla fine invece con l'ufficialità abbiamo visto che sono 27 e mezzo più 2 e mezzo di bonus, che probabilmente saranno facilmente raggiungibili, e quindi non sono 40 ma al massimo sono 30, tolte magari anche le commissioni di Mino Raiola, dato che è il suo procuratore e sappiamo bene che Mino sa fare il suo mestiere, sa spostare le sue caselline. Però io mi sono chiesto, wow, ma perché così poco? Nel senso, perché la Juventus va a cedere Moise, che è un talento purissimo, giovanissimo, tutto quello che volete, per una cifra che io considero relativamente bassa, perché 30 milioni di euro non sono tanti per un classe 2000. Sappiamo bene che, dato che De Ligt, per dire, l'abbiamo pagato 80 milioni di euro, è un 99, ha una carriera, un palmarès differente a livello europeo, dato che ha fatto più partite in Europa, è stato capitano dell'Ajax, ha disputato più partite con il suo club, non è ovviamente ai livelli di Moise Kean per formazione, però Moise probabilmente ha avuto davanti dei giocatori molto più forti di lui in questo anno di Juventus, e sarebbe stato veramente difficile vederlo giocare titolare, anche se molte volte abbiamo visto un Mandzukic non al 100%, per usare un eufemismo, probabilmente Moise avrebbe potuto giocare addirittura di più, soprattutto nella prima parte di stagione, dato che è esploso poi nella seconda parte, dove Allegri ha dato tanta 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 fiducia. Però perché la Juventus ha deciso di privarsi di Moise per così poco? Perché, ripeto, ancora una volta, per me 30 milioni di euro per un classe 2000 che sembrava sul punto di poter esplodere sono pochi. Beh, ci sono diversi motivi in realtà. Il primo, l'abbiamo già citato, lo torniamo a dire, è un assistito di Mino Raiola, e Raiola sa vendere i suoi giocatori e soprattutto sa come trattare con le società. Noi abbiamo preso appunto De Ligt, e quindi voglio quasi immaginare che la preferenza di Matthijs, dovrebbe dirsi il nome, non ho ancora imparato, sia scaturita anche da un pressing assassino fatto proprio dal suo procuratore. Quindi uno scambio di favori, no? Io ti faccio arrivare sì De Ligt, che lo vogliono tutti, lo vuole il Barcellona, lo vuole il PSG, lo vuole il City, lo vuole United, però tu Juventus, tu lo potrai avere. Però poi ragioniamoci un attimo su altre pedine che dobbiamo incastrare, quindi posso veramente pensare che Raiola abbia cercato di inquinare un po' il passaggio di Moise dalla Juventus all'Everton. Seconda cosa, perché era in scadenza di contratto, la Juventus avrebbe potuto sì, ovviamente, andare a rinnovarglielo, a dargli di più, però probabilmente la Juve non credeva così tanto nel ragazzo da assicurargli 3-4 milioni di euro, non so quanto potesse essere la richiesta, sicuramente superiore 2,5, perché
ovviamente Moise per rimanere alla Juve in un club che comunque punta tanto anche sui giovani, dato che va a investire sui giovani, l'abbiamo visto per dire 26 milioni per Romero, abbiamo speso 20 milioni per Demiral, ne abbiamo speso 80 per De Ligt, quest'estate abbiamo fatto delle spese in prospettiva, poi magari qualcuno non giocherà direttamente subito nella Juve come Romero, dato che rimarrà un anno al Genoa. Demiral sembra destinato a rimanere alla Juve, di questo sono contento perché credo che sia un giocatore forte, molto forte, però la Juventus ha speso dei soldi e in qualche modo doveva cercare di rientrare, e Moise non avrebbe potuto chiedere 3 milioni di euro per fare una decina di partite all'anno, 15 partite all'anno, dato che secondo me la Juventus non ci credeva così tanto. E appunto il terzo motivo è perché bisogna fare cassa, perché abbiamo speso tanto e bisogna cercare di rientrare di queste spese. Tra l'altro questa operazione è divisa in 3 anni, potranno pagare in 3 anni, un po' come è ormai normale fare, dato che anche la Juve va a buttare fuori il denaro quando va a acquistare in pagamenti dilazionati per influire su più bilanci, è normale per alleggerire un po' i costi di ogni stagione sportiva. Quindi la Juventus doveva cercare anche di rientrare e l'abbiamo visto, dato che stiamo per cedere Dybala, stiamo per cedere Cancelo. Dirò qualcosa di magari non proprio popolare, ma io spero più nella cessione di Dybala che nella cessione di Cancelo, perché Dybala, per quanto io lo ami, lo adori, lo sapete bene, per anni in questa camera c'è stato il poster di Dybala, per anni ho comprato sempre la maglia di Dybala bianco e nera tutti gli anni finché non è arrivato Cristiano Ronaldo, però in questo momento credo che sia giusto valorizzare proprio CR7 e sia giusto cercare un giocatore con delle caratteristiche più logiche da accompagnare CR7. Non sono ancora convinto che sia Lukaku, questo lo devo dire, però mi voglio fidare alla società. Piuttosto Cancelo, è difficile poi andarlo a sostituire con Danilo, che sono due profili diversi. Io l'ho visto giocare poco Danilo, ma per quel poco che l'ho visto giocare non mi ha mai entusiasmato, e anche qui spero di sbagliarmi, come probabilmente non sono entusiasta del Lukaku di Manchester, quello proprio dell'Everton invece, per ricollegarci, era tanta roba, quello del Belgio è tanta roba, quello del Manchester non tantissimo. Però probabilmente la Juventus ha fatto tutti questi ragionamenti per andare a dire sì, vendo Moise Kean. Però ripeto ancora una volta che secondo me 30 milioni sono pochi. Vuoi che sia Raiola al procuratore e quindi uno scambio di favori? Vuoi perché era in scadenza? Vuoi perché non volevi rinnovargli l'ingaggio? Vuoi perché comunque qualcuno dovevi vendere? Secondo me 30 milioni di euro sono pochi. Poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con me. Concludo con un breve ragionamento sugli attaccanti della Juventus, perché adesso va bene, magari sta uscendo Dybala, magari sta uscendo Mandzukic, ce l'abbiamo detto, sempre direzione Manchester. E poi, perché in rosa in questo momento, senza Moise, che è ufficiale, e quindi lo possiamo togliere, ipotizziamo di togliere anche Dybala e Mandzukic, come punte centrali rimarrebbe il solo Higuain e magari Lukaku, che potrebbe entrare nell'affare di Dybala. Ovviamente se va via Dybala al Manchester è per raggiungere Lukaku, non penso più che sia per raggiungere Pogba. Comunque il mercato ha ancora un mesetto di tempo, ma secondo me non sarà assolutamente quello il colpo che andremo a fare, se davvero dovremo fare altri colpi, perché anche questo non è detto. Però la Juventus non avrà tantissimi attaccanti, quindi secondo me dovrà tornare sul mercato, e non sarà sicuramente Icardi a questo punto, dato che ieri è uscita questa notizia. C'è un po' di confusione sull'asse Icardi-Inter, non ne voglio parlare perché non coinvolge più direttamente la Juventus, ma io ero davvero convinto che Icardi sarebbe poi arrivato alla Juve, invece probabilmente rimarrà all'Inter per marcire in panchina per 2 anni, rubare 2 anni di stipendio e poi guardarci, anche se probabilmente così va a rovinarti la carriera. Fatto sta che la Juventus ha ceduto Moise Kean, fatemi anche sapere qui sotto nei commenti se secondo voi è stato giusto cederlo in primis e se secondo voi la valutazione è adeguata, perché per quanto mi riguarda 40 milioni di euro sì, iniziava a essere interessante parlarne, per 30 non sono convintissimo di aver fatto l'affare, se proprio devo dire la verità, anche perché Moise non mi faceva impazzire ma neanche mi faceva schifo, e sicuramente nella Juve di un domani avrebbe potuto dire la sua, magari quella post Cristiano Ronaldo. Ci si immaginava una Juve guidata da Dybala e Moise Kean, invece in questo inizio agosto 2019 probabilmente ci stiamo separando da entrambi, no?